Buongiorno a tutti, sono tornata dopo un paio di settimane senza fare video perché per il troppo caldo non ce la facevo assolutamente e spero che stiate trascorrendo delle bellissime vacanze. Oggi voglio mostrarvi qualche piccola creazione che ho realizzato in questo periodo. E non è nulla di particolarmente complicato, ma mi faceva piacere comunque mostrarvele. Parto con questo ciondolo qui che ho realizzato un po' di tempo fa con uno dei capochon che mi è stato regalato da Atamir Maria Teresa, che saluto e ringrazio ancora, e l'ho incastonato con la tecnica wire. È un cabochon molto molto bello, mi piace tantissimo questo colore e devo dire che si prestano molto bene per questo tipo di incastonatura, almeno a me piace tantissimo. Poi ho applicato questo cordoncino in Alcantara, che credo ci stia abbastanza bene, e poi questo è il retro. Per la realizzazione di questa incastonatura potete seguire il mio tutorial precedente, che è appunto una variante della Viking Knit. Poi ho realizzato questa parure con della catena cobra e ho applicato poi dei capicorda. Eccoli qui. E ho inserito appunto nella catena queste sferette di strass che secondo me danno una bella luce. Sono semplici ma comunque sono ad effetto e quindi ho realizzato sia la catenina, quindi collanina e braccialetto. Poi ho realizzato questi orecchini girandola che sono veramente carinissimi. E li ho realizzati seguendo il tutorial di Ombretta. Vi lascio il tutorial nel box informazioni qui sotto. A me piacciono molto perché sono molto sbarazzini e sono appunto un'idea un po' più casual dell'utilizzo delle perline, quindi delle super duo. L'idea degli orecchini mi è venuta guardando una foto di Fantasie di Moni. E quindi questi sono gli orecchini girandola. Infine ho realizzato questo set di quattro bracciali utilizzando varie perline della Preziosa. Qui ho utilizzato le rocaille fluo e le rocaille 110 che sono un nero trasparente, un grigio trasparente. Lo mostro più da vicino, eccolo qui. Poi ho applicato la chiusura. Questo è praticamente il mio braccialetto Summer che ho realizzato appunto con delle twin beads hematite e delle rocaille 110 fluo che mi aveva gentilmente inviato la preziosa Ornella. Poi ho realizzato questo braccialetto qui, che mi piace tantissimo, con le nuove perline pellet della Preziosa sempre, le farfalle, quindi sono le butterfly della Preziosa, e sempre le rocaille 110. Devo dire che in questo braccialetto mi piace tantissimo l'effetto delle pellet con le rocaille, perché mi dà, non so, una sensazione di borchia. Di borchiette, sì. In questo periodo sto realizzando gli schemi di questi bracciali e presto saranno disponibili. Poi ho realizzato questo bracciale qui e ho alternato appunto quattro modulini. Infine ho realizzato questo bracciale qui e ho alternato quattro modulini che sono questi. Il modulino con le farfalle fluo gialle, il modulino con le farfalle fluo arancio, il modulino con le farfalle
fluo verdi e il modulino con le Rokai 110. Quindi ho alternato questa sequenza per creare appunto questo bracciale molto carino, secondo me, e molto molto estivo. E quindi nulla, queste sono le mie creazioni e questo video velocissimo è già finito. Io spero che continuate a trascorrere delle bellissime vacanze e ci rivediamo a settembre con tantissime novità. Un bacio e alla prossima. Ciao ciao!